sul tetto dell'ex ospedale Maddalena, dismesso dagli anni 90. Un'idea molto rischiosa, la struttura infatti è dismessa e pericolosissima. La polizia locale li ha fatti scendere e rimproverati. Pesca in bilico. 1500 famiglie di pescatori in attesa di notizie sul rinnovo dei diritti esclusivi di pescare e allevare molluschi nelle lagune di Porto Tolle. Il Consiglio Provinciale cerca di sostituirsi al Presidente nel dare il via libera all'affidamento dei diritti per 15 anni. Mancano 20 maestre. Neppure l'assegnazione degli incarichi di giovedì ha consentito di colmare i vuoti in organico alle primarie e nell'area di sostegno. Una ventina i posti vacanti e scoppia lo scandalo. Famiglie invitate a tenere a casa i bimbi diversamente abili. Terremoto caccia. Domenica parte la stagione. Si spara dalle 5.45 alle 19. In Polesine sono attesi 3.571 cacciatori. Intanto arriva la doccia gelata per i comuni. Dal 1 ottobre le competenze per sequestri e sanzioni spetteranno proprio a loro. Il Vescovo con i licenziati. Anche la Regione e il Vescovo Pierantonio Pavanello a fianco dei 43 lavoratori licenziati di Ecolab per il trasferimento della produzione all'estero. A fianco dei sindacati, i dipendenti pensano anche ad occupare lo stabilimento in via Maestri del Lavoro. Provinciale chiusa. Chiude alle 22 di domani sera la provinciale che collega Costa a Villa Marzana, all'altezza del cavalcavia dell'autostrada A13, che sarà interessato da lavori di manutenzione. La chiusura durerà fino al prossimo 30 settembre. Il Festival delle Idee. Presentata la nuova edizione di TEDx Rovigo, la festa delle idee e dell'innovazione. Una serie di incontri per scambiarsi spunti, arricchirsi e trovare nuove idee per sviluppare se stessi e il territorio. Capitale del teatro. Seconda giornata per il Festival del Teatro Itinerante e d'Avanguardia. Una serata speciale quella di stasera, con appuntamenti al Teatro Studio, all'ex chiesa di San Michele e ai Grandi Fiumi. Le performance saranno di Teatro delle Ariette, di Rachel Ergos, di Caroline Baglioni e di Michelangelo Bellani. E per il dopo festival Marcello Umbertone. La politica protagonista. Grandi nomi, belle idee, proposte stuzzicanti e un sogno, riportare la vera politica al centro della discussione. I giovani del PD di Badia hanno organizzato una serie di incontri e di dibattiti. Il diario dei sogni. È arrivata anche a Porto Viro la distribuzione del diario che la Voce di Rovigo, grazie agli sponsor Adriatic LNG, Acque Venete, Ecoambiente, ASM7, Rovigo Banca e le cartiere del Polesine, regala a 6.000 studenti delle primarie di tutte le terze, quarte e quinte del Polesine. We'll be right back.